su Xbox, Nico, entro la fine dell'estate mettono Discord integrato proprio con l'Xbox. Ed è davvero una bella cosa quella. Però per fare una partita è il benvenuto lo stesso, anche se non può parlare. Mo che mazzo c'ha questo contro? Mamma mia, eccolo che mazzo che c'ha. Lo so io che mazzo che c'ha. Ah. Che tra l'altro la Sony in questo periodo sta facendo anche un incredibile tentativo di rompere le balle all'Xbox per quanto riguarda l'acquisizione di Activision. Cioè continua a dire proprio le peggio cose proprio per rompergli i coglioni. Ah, bello! Una bella cosa, si vede che l'ha fatta Microsoft. Che infatti, come ti ho detto, entro la fine dell'estate Discord entra proprio la chat e chat audio. Entra proprio. Su coso? Non può bloccare. Sto a morire. Oh, buttiamo giù questo perché quello là c'ha tutte carte con volare, lo so proprio al 100% a sto stronzo de merda. E attacchiamo anche di cattiveria, se mi venissero in mano anche delle terre. Bravo bambino. Porca puttana Eva, oh. Cagamento di balle. Non male come carta, però non me ne faccio niente. Vabbè, posso fare così. No, perché l'ho giocata? Ah, sì, buono. Mi ero leggermente caccato addosso. Anche se perdiamo un turno, perché ovviamente non ho le terre. Bel gioco. Pseudo drago. Questo qua che si è fatto un mazzo drago, giustamente perché è rosso e blu. Ogni colotta lancia una magia avventura o una magia drago. Loggia e rede infligge danno pari al cazzo che gli frega. Facciamo che questa se ne va. Esatto, esatto. Al 100% sì sì Nico. Anche perché adesso più che mai ci sono tanti tanti giochi in crossplay, quindi. Perché io tipo se vorrei fare una partita, giocare e parlare con tipo Amy o Luca o tutti gli altri, dovrei tenere acceso il computer. O scaricare Discord sul cellulare se c'è, se mi sbaglio ci dovrebbe essere. Mi sa che ragazzi il nostro draft si conclude qua, eh. Non voglio dirvi queste cose che vi potrebbero, no, ecco. Però mi sa tanto che è già finito. Perché quello là, tutte creature con volare, io non c'ho un cazzo di niente. Ma nulla di nulla. Bravo, bravo, metti giù quelli che volano. Drago blu ciofane. Purtroppo mi sa tanto che poi non farò manco una. Cioè, il draft su sta espansione non la faccio proprio neanche molto. E mi tengo il draft per qualcos'altro.
Anche perché volendo ci sarebbe già un altro draft, però è di un'espansione che non mi piace, quindi. Qualche volta campo di battaglia. Beh, potrei mettere giù questo. Metto questo e lo mettiamo qua. Sì, ho visto che c'è quello lì con volare, bro. Non ti preoccupare, sono mica scemo. Non attacchiamo. Termino turno. Gioca anche addirittura una carta che, come dire, che m'ha ciulato. E metti giù sto coso. I drop, nel senso che se tu guardi una live e passi tot'ore ti sblocca l'oggetto, quel tipo di drop. Intendi quello? Buono. Se intendi quello, basta che dopo vai nella sezione dei drop. Sì, quello io ho sbloccato ora. Dopo quanto me lo... Ma mi sa subito, eh. Se non mi sbaglio devi andare soltanto nella sezione dei, come si chiama, degli oggetti sbloccati del drop, non mi ricordo come si chiama quella sezione. Basta che ci clicchi sopra, te lo sblocca subito, se non mi sbaglio. È una cosa istantanea. Perché se l'hai sbloccato adesso, mi ricordo che io avevo guardato delle live di Rainbow Six per sbloccare i pacchetti e quando arrivavi te li sbloccava subito. Subito, subito. Deve andare nella sezione e sbloccarlo. Allora, ragazzi, qua non è ancora detta l'ultima. Ah, quello non lo so. Nel profilo poi dipende magari anche da gioco in gioco. Quello purtroppo non saprei dirti. Quello non saprei dirti. E mo 3, 6, 8, 10, 12. Io andrei a 13. Ok. Ragazzi, non è detta l'ultima. Non è detta l'ultima. Forse si può ancora riuscire a fare qualcosa in questa partita. A meno che non a volare fino alla fine del turno. O a meno che noi arrivi in mano qualcosa. Eccola là. Abbiamo perso. Perfetto. Ma Rainbow Six? Per caso sono i drop per Rainbow Six? No? E che sfiga! Bene, abbiamo già perso il draft in questa espansione che però non è che mi sia piaciuta tanto. Purtroppo non abbiamo guadagnato quello che dovevamo guadagnare.